Oh, cari ragazzuoli, pensavo di aver risolto il problema facendo questa benedetta ricarica per rinnovare i 12 mesi e insomma, oggi ho riprovato e ho avuto lo stesso problema. Non mi navigava nuovamente, mi dava lo stesso errore. E allora qui c'è un problema grosso. Io pensavo che fosse, insomma, qui a casa mia una connessione di Win3 che, insomma, sì. Avevo già notato che non è che ci fosse una buona connessione qui da me, e solo che niente, mi è ricapitato di riscontrare di nuovo questo problema. Non mi navigava. Ho riprovato a controllare, insomma, la SIM, vedevo che mi dava addirittura solo chiamate d'emergenza, nessun servizio. Insomma, solo che leggendo i vostri commenti noto fortunatamente che non è solo un problema mio, ma è un po' un problema generale. È un problema di Win3 a questo punto, perché io in questo telefono qui ho due SIM, una di Verimobile e una di Spusu. E quella di Spusu funzionava sempre. Sto notando ultimamente che invece mi dà emergenza anche Spusu. Il fatto sta che il problema è che se io lo tengo qui sotto il monitor, ce l'ho appoggiato qui sotto il monitor, mi dava uno solo emergenza e quell'altro nessun servizio, quello di Verimobile. Spostando il telefono di mezzo metro, lo metto a fianco del monitor, quindi un po' più vicino alla finestra, mi prende il segnale. Però insomma il problema qual è? È che andando a fare, almeno l'ho provato fino adesso, poi adesso non so se l'hanno sistemato, andando sull'app di Verimobile, adesso lui dovrebbe essere in connessione, sì, mi dà 4G addirittura, adesso non lo vedete ma qua su in alto mi dà 4G, vediamo un po', forse sta caricando. Oh, finalmente si è ripreso. Oh, bene, ho 24 giga, si è ripreso. C'è stato queste giornate, perché poi ho anche la conferma da voi. Ho notato molti di voi che si stavano lamentando perché non riuscivano più a ricaricare il telefono, perché naturalmente lo facevano dall'app di Verimobile e non funzionava. E infatti ho notato, l'avevo fatto sia da questo telefono che anche dall'altro telefono dove ho da tutte e due la stessa app, non si apriva, quindi era impossibile entrare. Quindi c'era chi non riusciva a fare le ricariche, c'era chi addirittura, ci sono delle problematiche perché molti di voi hanno fatto la portabilità e addirittura mi sembra di aver letto alcuni dal 22 di febbraio. Cioè, è una cosa incredibile, dal 22 febbraio non hanno ancora avuto la possibilità di fare la portabilità. Alcuni l'hanno fatto, l'hanno ricevuto proprio in questi giorni, sempre in attesa, altri ancora stanno aspettando. Probabilmente adesso si è sistemato, quindi è ripartita l'app, molto probabilmente c'è un problema nella connessione, quindi nei sistemi di Win3 e si è aggiustato, quindi in teoria dovrebbe essere ripartito un po' il tutto. Io sono curioso di rimetterlo qui perché me lo dà 4G, e cioè forte che mi dà più segnale di Spusu che quello di Win3. Ecco, qui se io in questo lo tengo in questa posizione mi dà 3G e 3G e Spusu penso uguale. Siamo lì sul segnale simile, ma Spusu dà più segnale di Verimobile. Guarda, strano, molto strano. Se io mi sposto, lo sposto leggermente più in qua, va in 4G il Verimobile e l'altro Spusu spara al massimo. E quindi probabilmente è la zona sfigata da me, perché sapete, da me qui Vodafone è quello che va meglio. TIM, peggio di questi due. Però io anche qua ho un numero di telefono che faccio delle emergenze notturne, non posso stare
senza come sono stato in questi momenti, in queste ore, senza la linea telefonica. Mi chiamavano per un'emergenza, io non potevo rispondere, quindi risultava irraggiungibile. E qui è una cosa che non va bene. Altri che stanno aspettando il rimborso, quindi i soldi che avevano nell'altra SIM, stanno molto tempo che lo stanno aspettando, una settimana, 10 giorni, ancora non hanno ricevuto il rimborso. E non lo so, non so cosa dire, non so come esprimermi. Pensate a voi come vi pare, giudicate voi un po' questo servizio. Questo è Very Mobile e è una copertura Win3. Pensavo che fosse un problema mio qui in casa, che ho una ricezione molto scarsa, ma noto che insomma tanti di voi hanno questo problema che state riscontrando con Win3. Ripeto, probabilmente adesso ho notato che è ripartita l'app, quindi forse hanno risistemato un po' tutto. Comunque voi lasciate sempre sotto nei commenti chi ha lasciato i commenti, quindi chi doveva fare la portabilità, che deve avere ancora il rimborso, quello che doveva ricaricare il cellulare, insomma lasciate sotto nei commenti se magari è ripartito un po' il tutto. E adesso invece andiamo a vedere una cosa molto ma molto interessante, e saranno felici tutte quelle persone che hanno la SIM di O-Mobile, perché se non lo sapete, in teoria insomma mi aspettavo un messaggio da O-Mobile, un SMS di avviso, che non c'è stato. Strana questa cosa qui, me ne sono accorto solo quando ieri ho provato a fare insomma a vedere un po' con il telefono. Avevo questo problema che non mi si connetteva, volevo capire se era l'app che non funzionava, ed era anche quello il problema. Sono andato sull'app di O-Mobile e mi si è aperto, ecco, come non detto, mi si era aperta l'app di O-Mobile, dove mi indicava che ci sono questi giga illimitati. Solo che vi faccio vedere una cosa, una coincidenza, guardate, è una cosa che io non programmo, io bene o male i video è così, mi prendo e accendo e registro, non programmo quasi niente. E in questo momento volevo farvi vedere che c'era sull'app di O-Mobile, c'era un avviso dove diceva che c'erano questi giga illimitati fino al 1° maggio, e invece guardate cosa mi dice adesso O-Mobile: stiamo migliorando i nostri servizi, potrai accedere di nuovo alle ore 7. Come non detto, volevo farvi notare questa cosa qui, perché allora, come stavo dicendo, l'SMS non mi è arrivato, l'SMS di avviso da O-Mobile, dove diceva che insomma ai propri clienti regalano tutti questi giga, sono giga illimitati ragazzi, fino al 1° maggio, quindi è una cosa molto molto interessante e bella. Insomma, oggi festa delle donne, sto registrando, sono l'8 marzo, come auguri a tutte le donne logicamente. E niente, O-Mobile ha fatto questa cosa, penso molto gradita, ma non ha avvisato i propri clienti con un SMS come di solito fa, e io me ne sono accorta solo entrando all'interno dell'app. Come avete notato, adesso invece è fuori servizio l'app, e che ne so, non lo so, e sono cose un po' così, capitano e non le possiamo programmare. Niente, che dire, è tutto qui. Volevo mostrare l'app di O-Mobile, farvi vedere un po' tutta la scritta, tutta la dicitura, tutto quello che c'era insomma da cliccare, dove si poteva annotare tutte queste cose. E pazienza, niente, comunque vabbè, voi clienti di O-Mobile sappiate che da oggi avete giga illimitati, e poi bisognerà vedere quanti saranno questi giga illimitati, se chissà, no, dicono giga illimitati, poi magari se uno ne consuma un tot, vada alla pesca, magari verrete bloccati, però non lo so. Fate sapere sempre sotto nei commenti se avete riscontrato dei problemi, magari se ne scaricate 150, 200 giga, insomma cerchiamo di capire un po' questo, se sono veramente illimitati oppure hanno un limite. Vi ricordo, fino al 1° maggio, quindi clienti O-Mobile, godetevi questi giga illimitati. Noi ci vediamo nel prossimo video, io vi ringrazio per essere stati qui fino alla fine, e niente, come sempre il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio che mi vuole bene.
Ciao ciao da Teto.